Oggi vi faccio dei bei riccioli di calamari con radicchio e lime. Vediamo subito gli ingredienti. Calamari, radicchio, lime, pecorino, cacio per l'esattezza, olio extravergine e sale. Parto subito dal taglio dei calamari, che è di estrema importanza per la buona riuscita di questa ricetta. Allora, le teste le lascio intere, le ali le taglio a metà e poi arrivo subito al calamaro. Faccio un taglio centrale aprendolo così, in modo da avere una parte molto larga del calamaro. Poi si devono fare delle incisioni interne in modo che il calamaro durante la cottura riprenda la sua forma naturale e quindi tende a richiudersi. E faccio così, prima in un verso e poi nell'altro, senza affondare troppo la lama del coltello, perché altrimenti si stacca e poi vengono fuori dei pezzi separati, quindi così. Non è difficile farlo, l'importante è avere un coltello affilato. È un minimo di manualità. Quindi ritaglio anche questo. L'importante, ripeto, è farlo nella parte interna del calamare e non nella parte esterna. Vedete con quanta facilità lo faccio? Cioè, vi ripeto, non è difficile da farlo, ma basta. L'importante è avere un coltello affilato e un minimo di manualità. E questi li metto da parte. Lo taglio a metà, porto via l'anima centrale del radicchio, lo divido in quattro, questo lo poggio un attimo qui, questo lo butto e faccio una bella julienne. Ora gli do una bella sciacquata e poi lo condisco. Radicchio lavato in una boule. Prendo prima la parte aromatica del lime, la buccia. Questa è una ricetta velocissima, il tutto poco prima di mettere a cuocere i calamari, perché veramente è molto 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 veloce come ricetta. Quasi una ricetta dell'ultimo minuto se avete i calamari a disposizione. E radicchio chiaramente. Stessa ricetta, comunque potete anche cambiare gli ingredienti, nel senso che io ho messo il radicchio, potreste mettere della lattuga, della rucola, dell'iceberg, della valeriana, uno spinacino crudo. Mi interessa trasferirvi il concetto della ricetta. Ecco qui. Fatto questo, poi spacco il lime, mi munisco di un passino e vado giù anche di succo di lime. Uso il passino per evitare che possano cadere i noccioli all'interno del radicchio e poi chiaramente dopo, quando li andremo a mangiare, darebbero fastidio. Ecco qui, via questo e via questo. Poi olio, abbondante di olio, qui, e sale. E ora aggiungo una bella grattata di cacio. Porto via la crosticina iniziale, ecco qui, e poi lo gratto. Anzi, sapete che c'è? Lo faccio proprio a pezzetti. Ecco qui. Va condito prima della cottura del calamaro, perché gli ingredienti si devono un po' in qualche modo unificare, nel senso che il cacio deve profumare il radicchio, il lime deve fare parte sua, il radicchio stesso si deve leggermente appassire, non deve rimanere molto croccante. Ecco qui, e lo butto tutto dentro. Poi una bella giratina e nel frattempo accendo la piastra. Ancora olio, perché è povero di olio.
se volete lo gradite, all'interno di questa fantastica insalatina potreste aggiungerci anche dell'erba aromatica, della menta, del basilico, del prezzemolo. Io la lascio così, neutra. E la lasciamo un attimo qui. Ripesca il calamaro. E quindi che cosa faccio? Un filo di olio proprio. Anche perché deve avere un bel effetto di arrostito il calamaro. Quindi lo ungo leggermente. Appena la padella sarà bella roente, lo scotto. Pinze alla mano, padella roente ci sta, un filo di olio ancora in padella. E via col calamaro. Shack. Ora si deve scottare bene bene prima da un lato, poi lo giro e si arriccerà tutto. Guardate quante belle squamette che fa questo calamaro. Ecco qui. Ora con un attimo si arriccia, eccolo. Guardate che bel ricciolo. Guardate come cresce, tac. Appena mi si fa un po' di spazio, aggiungo anche le ali e le teste. Il calamaro devo cuocere veramente molto poco, altrimenti se va oltre la cottura si incallisce e diventa gommoso. Quindi proprio un minuto così ed è perfetto. Eccolo qui, piattino pulito e parcheggio il calamaro nel piatto. Finisco di scottare le teste. Non metto sale in cottura perché il sale mi farebbe uscire tanto liquido fuori e automaticamente me lo asciugherebbe, quindi io voglio un calamaro succulento e ben rosolato. Ci siamo, saltatina e via. Allora, i calamari cotti, insalata condita, non mi resta che riempire i riccioli rapidamente in questo modo. Ancora bello bollente il calamare, in modo il pecorino si fonde leggermente. Fonde proprio no, ma si ammorbidisce molto. Quindi, un altro calamaro. Ecco qui. Poi che cosa faccio? Ora non mi resta che dargli un bel taglio netto in modo da avere dei piccoli morsi. Quindi così. E così. E ora devo solo impiattarlo. Quindi un bel piatto colorato che contrasta il bianco del calamaro. E allora, pochissima insalatina ancora alla base. Può bastare così. Poi, calamari. Eccoli qua. Tac. Arriva un profumo di lime che è veramente freschissimo. Ancora qui, eccolo qui. E ora finisco con le teste. Teste e le ali, che le piazzo qui. Poi un filo di olio. Questi sono i miei riccioli di calamari con radicchio e lime. Iscriviti al mio canale YouTube per non perdere i nuovi video. Grazie per avermi seguito e alla prossima ricetta. Ciao!